Ecco, se c'è un giocatore tra gli altri, tra tutti, che oggi merita un encomio particolare in questo pareggio del derby con il Novara, è Peppino Vives che 37 primavere hai corso fino al 95esimo. Sì, ma quello riesce a farlo perché vedi la squadra che lotta e nessuno si tira mai indietro. È un gruppo eccezionale che io da quando sono arrivato, infatti, vedevo i ragazzi l'impegno che mettono partita dopo partita, allenamento dopo allenamento e ti piangeva il cuore ritrovarci in quella situazione là. Ora siamo stati bravi a fare questi 8 punti in queste 4 partite, però dobbiamo sapere che non abbiamo raggiunto ancora niente. Dobbiamo essere bravi, avere l'umiltà di lottare partita dopo partita, perché il campionato di Serie B è un campionato particolare, basta pochissimo che ti puoi ritrovare di nuovo nel mischione. Quindi godiamoci questo pareggio importante anche in virtù che abbiamo sbagliato il rigore e siamo rimasti 9 uomini. Ora tra 2 giorni iniziamo a prepararci per un'altra bellissima partita che ci abbiamo in casa col Verona contro una squadra fortissima. Una squadra che però sta crescendo come maturità nello stare in campo, e tu sei stato grande quando siamo rimasti in 10 nel guidare le operazioni, nel fare allenatore in campo, ma sta crescendo anche in fase di costruzione. Poco per volta si vede che è una squadra che può dare di più. Ma quello non avevo dubbi, perché quando sono arrivato e ho visto i ragazzi, quando il mister ci faceva vedere i video, i ragazzi capivano appena il mister parlava, ho detto non può essere questa squadra con queste idee che ha, deve fare per forza punti. Quindi siamo stati bravi a migliorare ancora di più, perché il mister è uno che lavora tantissimo e ci dà delle idee importanti. Non è semplice trovare squadre di Serie B e iniziare a giocare da dietro con i 3 difensori. Lui è molto bravo in questo, i ragazzi sono stati molto bravi a seguirlo, però come ho detto prima, dobbiamo crescere ancora di più, perché secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento e possiamo veramente giocarcela con tutti. Fare magari una salvezza con qualche giornata d'anticipo. Ma noi lo speriamo, però come ho detto dobbiamo lottare fino all'ultima partita. Il nostro pensiero è quello là, poi è normale, se siamo bravi a fare i punti necessari per stare più tranquilli è la cosa più bella per tutti, perché vuol dire che ci sarà spazio anche per chi come ragazzi ancora più giovani che si impegnano tantissimo durante la settimana e sicuramente sperano di giocare e avere la loro chance. Quindi dobbiamo essere bravi anche per questi ragazzi qua, perché loro ci danno la possibilità di allenarci sempre al massimo, perché in ogni allenamento danno il 100%, e questa è una cosa molto importante.